Ciao a tutti, oggi è lunedì 4 giugno 2018, sono qui sul cavalcavia Viale Brigata Ravenna. Vedete? Allora, qui c'è la ringhiera che è di legno ed è divelta. Buona giornata. Buona giornata. È divelta, ma è questa è causa, allora, innanzitutto di legno marcio, vedete, e in più dei vandali. Allora, adesso proseguo su questa ringhiera. Avevo fatto video di sotto, vedete, su alcune macchine che erano cadute da questo cavalcavia, perché quello che non va sono questi parapetti. Se una macchina sbanda, allora innanzitutto la velocità consentita su questo cavalcavia è di 30 km orari, però c'è qualche deficiente che va a una velocità superiore e poi dopo su questa curva sbanda oppure deve frenare sbandando, perché ci sono delle auto che devono andare giù dai ferrovieri in quel punto lì. Allora, come vedete, sbanda, va giù da questo dirupo abbattendo questi archetti che per conto mio non servono a niente, solo una questione estetica, perché qui andrebbe un bel guardrail. Vedete? Qui ormai è da questo inverno che la staccionata è rotta, però rimarrà rotta ancora chissà per quanto tempo. Mica per niente Alessandria è la città dei cavalletti, mica per niente. Difatti adesso dobbiamo farci prestare dei cavalletti perché non ne abbiamo più. Vedete qua? Adesso qui non sono più le auto, questi qua sono i vandali che si divertono a spaccare la roba, vedete? Allora, evitiamo di buttare soldi nelle staccionate di legno, perché qui cavalli non ce n'è, non bisogna fare il rodeo, non servono le staccionate tipo Far West. Guardate qua. Poi dopo, un'altra cosa, Alessandria, che si vanta tanto città costruita per i disabili, su questo cavalcavia come fanno a salire i disabili su queste scale? Come fanno? Devono, magari abitano in Viale Medaglie d'Oro, per venire su devono farsi tutta via Livorno, prendere il cavalcavia dall'inizio dove c'è la rotonda in fondo là e venire qui. Questo è quello che non va bene, che nessuno ci pensa. Guardate, questa non è un'auto, questo è vandalismo. Il vandalismo bisogna combatterlo, ma non lo si combatte stando nei vari uffici col culo sulle poltrone. Non è così che si combatte il vandalismo. Il vandalismo si combatte con della gente sulla strada. Però sulla strada, abbiate pazienza, non si vede mai nessuno. Qui bisognerebbe, allora, io già l'avevo detto
tre o quattro anni fa, quando c'era ancora l'amministrazione rossa, che poi dopo la città di Roma mi ha copiato. Qui, per tagliare l'erba, dobbiamo fare venire le pecore e le capre. Guardate qua, questo dirupo tutto pieno di erba, vedete? Erbaccioni, non erba. Guardate qui, qui l'hanno tagliata. Allora, probabilmente questo qui è il comune di Alessandria, questo qui è un altro comune, anzi è meglio fare il contrario. Questo qui il comune di Alessandria, dove non si fa niente. Questo qui è il comune di un altro comune. Guardate qui questa staccionata. E come queste ce ne sono ancora tante. Guardate, qui si divertono. Vedete qui quell'altro pezzo qua, per terra. Vedete? Non so chi è che ci guadagna a fare mettere queste staccionate. Queste staccionate qua vanno bene a Roma, piazza di Siena, dove fanno i concorsi ippici per i cavalli. Perché intanto è legno tutto marcio, no? Che come il cavallo ci batte su, guardate qua. Il cavallo come ci batte su, spacca il trave e via, che non si rompe neanche le gambe. Va bene? Cerchiamo di svegliarci in questi uffici, di alzare il culo dalle poltrone. Andare in giro bisogna. Bisogna andare in giro a vedere la città, lo schifo che è, che mi sembra di addirittura di non avere cambiato amministrazione da quella precedente. Va bene, io vi saluto, perché altrimenti ce l'avrei ancora tante da dire. Va bene, io spero solo che chi debba sentire, abbia sentito. Salve a tutti.